Quando si deve scegliere un corpo macchina ed una lente, quindi bisogna scegliere un proprio sistema per poter fotografare o realizzare video, una delle scelte più importanti è basata sulla scelta del sensore. Ma conosciamo tutti quanti cosa significa un sensore piccolo e cosa significa un sensore grande? Questa è una domanda di quelle fondamentali nel campo della scelta di un corpo macchina e sapere poi dopo quel corpo macchina con quelle lenti come funziona. Sapere e conoscere la differenza tra i vari sensori. Ce ne sono di diversi tipi, dai più piccoli ai più grandi. Ora cercherò di spiegarvi in poche parole qual è la differenza tra i sensori piccoli e i sensori grandi e qual è, diciamo, il compromesso ideale. Partiamo col dire che i sensori ne esistono di tutte le dimensioni, da minuscoli come quelli degli smartphone in pratica, cominciamo a crescere un pochino di dimensione, arriviamo ai sensori che troviamo all'interno dei droni e questi sono un terzo di pollice e due terzi di pollice, ma questi sensori li troviamo anche all'interno di macchine fotografiche compatte. Poi saliamo a un pollice, quindi la dimensione di un pollice del sensore, e già siamo sulle compatte di fascia più alta e come ad esempio le Sony RX100 dalla Mark 1 in poi sono tutte quante da un pollice e c'è anche la controparte Canon, la G7X e qualche drone. Ok, e qui si fermano quelli che sono i sensori indicati prettamente per gli amatori, quindi i sensori più economici, perché sensore più piccolo significa naturalmente costo inferiore, ma non significa qualità inferiore, questo è il punto. Andiamo subito dopo, cominciamo con quello che è uno dei sensori più controversi, il micro 4 terzi. Il micro 4 terzi, vi lascio qui le informazioni tecniche, vi faccio vedere il disegno e le dimensioni del sensore micro 4 terzi, che è uno standard, ed è uno standard utilizzato da più case produttrici. In questo caso, ad esempio, vi faccio l'esempio più pratico: abbiamo Panasonic che realizza la linea GH, la linea G delle sue macchine, tutte quante in micro 4 terzi, e la Olympus che ne ha fatto praticamente il suo sistema principale, ma non solo, ci sono tantissime altre case che utilizzano questo sistema. Perché utilizzano questo sistema? Beh, perché il sensore è abbastanza grande da permettere un ottimo risultato, non è troppo grande da dover far crescere il corpo della fotocamera e non è troppo piccolo per non essere di scarsa qualità. Subito dopo il micro 4 terzi abbiamo uno dei sensori più controversi, il mondo dell'APS-C / Super 35, ma ci arriviamo dopo, ve lo spiegherò subito dopo. Diciamo che un sensore APS-C è grande circa il 50% in più rispetto al micro 4 terzi, quindi ha un fattore di moltiplicazione di 1,5 rispetto al micro 4 terzi, per poi andare a quelli che sono i sensori full frame, tanto sannati perché sono grandi, entra tanta luce all'interno. E in un sensore full frame, per cercare di darvi la differenza, possono entrarci 4 sensori micro 4 terzi, quindi è molto più grande. Ma possiamo andare anche oltre, io qui mi fermerei perché poi vorrei citarvi il sensore a medio formato, che è ancora più grande del full frame, ma è prettamente professionale, oltre al fatto che ha dei costi davvero più proibitivi. Ve lo cito per farvelo conoscere, ma è molto, ma molto oltre i costi di quello che può essere un professionista normale che lavora tutti i giorni. Ha delle esigenze ben specifiche il medio formato. Vi ho parlato vi ho fatto l'elenco di tutte quelle che sono i sensori che ne troviamo all'interno del mondo della fotografia, ma perché scegliere un sensore piuttosto che un altro e qual è la differenza di uno rispetto ad un altro? Beh, allora, cominciamo dalle fondamenta. Sensore più grande vuol dire che i pixel sono più grandi e quindi vuol dire che entra più luce, cioè materialmente riescono ad assorbire più luce. Un sensore più piccolo ha dei pixel più piccoli e quindi riesce ad assorbire meno luce. Immaginate di prendere una piscina vuota, di quelle belle che si utilizzano quando vai in vacanza e trovi negli alberghi e la metti lì e sono gigantesche, dove ci puoi fare le bracciate, dove puoi andare avanti e indietro, ok, una bella piscina olimpionica, e prendiamo invece una di quelle piscine gonfiabili e la mettiamo a fianco. Ora, a parità, sono vuote entrambe. Se comincia a piovere, entreranno molte più goccioline d'acqua all'interno della piscina grande rispetto alle goccioline che entreranno nella piscina piccola. Questo perché ha una superficie molto più elevata, la piscina grande, e quindi ha più possibilità di far entrare più luce.
ma c'è da dire che questo discorso vale a parità di megapixel. Mi spiego. Se abbiamo un sensore micro 4 terzi che ha un tot di pixel al suo interno, diciamo che la somma viene 20 megapixel, e prendiamo un sensore full frame che ha quella conta di megapixel, quindi sempre 20 megapixel, a parità di megapixel il sensore full frame avrà molta ma molta più luce, perché i pixel saranno molto più grandi, quindi saranno 4 volte più grandi rispetto a quelli di micro 4 terzi, e quindi sono molto più sensibili alla luce. Ciò significa che ad alti ISO, quindi se andiamo ad alzare gli ISO, vedremo molta meno grana. Ecco la differenza più grande tra il sensore piccolo e il sensore grande. Ma se prendiamo un sensore grande, quindi un full frame, e invece di 20 megapixel ne mettiamo 60 di megapixel, otterremo lo stesso risultato di un sensore micro 4 terzi, semplicemente perché abbiamo tanti più pixel all'interno di quell'area, quindi possiamo fare delle immagini di risoluzione superiore, ma realmente ogni pixel sarà più piccolo, quindi vuol dire che più saliamo di ISO, più andrà in difficoltà, perché riuscirà a prendere meno luce. Ma c'è un'altra differenza molto molto grande. A un sensore grande abbiamo bisogno di una lente davanti al sensore molto grande. Infatti, per la realizzazione dei corpi ottici ci si basa molto su quello che è il diametro dove la luce deve passare. E se abbiamo un sensore gigantesco, dobbiamo avere delle lenti davanti gigantesche, quindi significa ingombri grossi e pesanti. Mentre per sensori più piccoli potremmo avere ingombri più piccoli e più leggeri. Ed è questa un'altra grande differenza quando bisogna scegliere se prendere un sensore micro 4 terzi APS-C o full frame, o addirittura scendere al medio formato. Perché è vero sì che il full frame ci dà la possibilità di avere tanta luce all'interno del nostro sensore, ma è altresì vero che avremo uno zaino che è praticamente pesantissimo da portare dietro. Quindi se facciamo ad esempio fotografia alla fauna, è molto più consigliabile scegliere un micro 4 terzi, perché a parità di lunghezza focale le lenti sono molto più piccole e molto più leggere. Oltre al fatto che sono molto più economiche, perché non essendo così grosse, quindi i corpi ottici non essendo giganteschi, hanno un costo inferiore di produzione. Quindi se ad esempio una lente, un zoom spintissimo per full frame costa 3.000 euro, per micro 4 terzi ne costerà 1.500, perché naturalmente è più piccolo, è più compatto, ha meno elementi ottici, è più di facile realizzazione e così via. E c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Quando voi leggete sulle ottiche delle macchine fotografiche o delle videocamere, questa ottica è 24 mm, questa è 50 mm. Quella si chiama lunghezza focale e ci fa capire la lunghezza focale della nostra lente, quindi il campo di apertura, quello che noi andremo a inquadrare, quanto è largo e quanto è stretto. E questo valore è in riferimento sempre al sensore full frame. Ciò significa che a parità di valore, quindi una lente 50 mm per full frame sarà un 50 mm. Un 50 mm per micro 4 terzi realmente non è un 50 mm. Perché essendo un sensore più piccolo, abbiamo detto che praticamente entra circa 4 volte all'interno di un sensore full frame, e lo abbiamo al centro, abbiamo un fattore di moltiplicazione, ossia il 50 mm nel micro 4 terzi diventa un 100 mm, perché con il micro 4 terzi abbiamo un fattore di moltiplicazione di 2x, mentre il sensore più utilizzato del mercato non fotografico ma cinematografico è, signore e signori, l'APS-C, o meglio il Super 35. Il Super 35, che è un formato molto ma molto comodo da utilizzare, perché è più grande del micro 4 terzi, quindi in camera più luce, ma è più piccolo del full frame, quindi permette un'agilità diversa e realizzazione di corpi che debbano gestire immagini in modo differente. Tant'è, basti pensare che la maggior parte delle camere in commercio, anche per il cinema, faccio esempi molto veloci, la gran parte dei sensori RED e la gran parte dei sensori Alexa sono di Arri, sono Super 35. Poi oggi hanno cominciato a realizzare anche sensori più grandi full frame anche all'interno di queste camere, ma esistono, e la maggior parte dei film girati fino ad oggi sono girati in Super 35, quindi con un sensore molto simile all'APS-C.
Sì, perché in quel segmento tra medio quarto e terzo e il full frame c'è un po' una giungla. Ci sono ogni casa produttrice di sensori dà il suo valore, la sua dimensione alla PSC, quindi non c'è uno standard ben definito, ma sono tutti quanti all'incirca della stessa area. Ma posso dirvi che la PSC, secondo me, è il sensore più utilizzato, ma non ho detto che è il migliore. Ultima cosa e non meno importante è quello che la gente chiama lo sfocato. Naturalmente, per avere lo sfocato bisogna necessariamente avere tanta luce, o meglio, per avere lo sfocato bisogna avere un sensore più grande, quindi sensore più grande, sfocato più grande. Non è detto che questo però sia sempre una scelta ottimale. Ad esempio, in fotografia per fare ritratti è bello avere lo sfocato, ma se facciamo un video di un telegiornale noi vogliamo avere tutto a fuoco. Ed ecco qui che si distingue l'utilizzo dei vari sensori. Il micro 4 terzi, essendo un sensore molto più piccolo, realizza uno sfocato. Io per esempio sto girando con un sensore micro 4 terzi, con una GH5, come vedete dietro lo sfondo è sfocato, ma sto utilizzando una lente molto ma molto aperta, cioè con f1.4 in questo momento, per poter avere un po' di sfocato dietro. Se invece utilizzavo una macchina full frame, dietro non vedevi niente a 1.4, era tutto pallotto, tutto. Questo perché a parità di ottica di diaframma, con un sensore full frame avremo meno profondità di campo, mentre con un sensore più piccolo avremo molta più profondità di campo. E questo deve servire a voi per poter scegliere qual è il sensore che è più adatto a voi. Se un sensore è più piccolo o un sensore più grande. Vi ripeto, se volete avere lo sfocatino e lo sfocatello, bisogna avere un sensore più grande possibile con delle lenti più aperte possibili, quindi quelle più costose per intenderci. Mentre per riuscire ad ottenere tutto a fuoco, cosa che molte volte i professionisti hanno necessità di vedere tutto a fuoco, bisogna avere sensori più piccoli e avere un diaframma un pochino più chiuso. Quindi a voi la scelta, fatemi sapere voi che cosa avete comprato, che cosa comprerete con questi miei consigli. Insomma, spero che questo video vi sia stato utile per comprendere quelli che sono le basi dei sensori delle fotocamere e videocamere. Cos'altro dirvi? Se avete delle domande potete lasciarle qui sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, di attivare la campanellina così che arriva la notifichina. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.